Cosa è stato costretto a fare? A chiedere scusa all'ambasciatrice della Romania, la signora Dana Costantinescu, questa mattina? Sì, oggi ho fatto un'escusa ufficiale, ma che riguarda anche il primo ministro rumeno e anche il ministro degli esteri, alla quale domenica in televisione sarò diretto con il ministro ancora una volta per chiedere scusa di quello che è successo a Montesilvano, perché è una cosa insopportabile che un consigliere comunale faccia un'azione del genere. Consigliere comunale di Forza Italia, del quale lei ha chiesto le dimissioni, giusto? Ma sicuramente, anzi non lo devo chiedere io, ma le deve chiedere lui stesso, si dovrebbe dimettersi per quello che ha combinato. Io non conosco bene le cose, ma so che si è avvantato di questo che ha fatto nei confronti di questo cittadino rumeno, e questo non è possibile, uno che ricopre una carica a consigliere comunale. Il presidente Berlusconi è stato chiaro con voi su come vi dovete comportare? Sicuramente, noi siamo sempre stati un popolo di accoglienza e non possiamo comportarci così, perché alla fine noi siamo stati anche emigrati, specialmente io sono stato emigrato, non è un comportamento di un abruzzese e non è un comportamento di un cittadino di Montesilvano, che dove risiedono molti cittadini di diverse nazioni e tra le quali anche cittadini rumeni. Ecco. Ieri c'è stata una lettera aperta di Febbo, ex assessore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, e tra i due c'è una grande polemica sulla gestione del partito qui in Abruzzo, soprattutto in vista delle elezioni a Chieti. Lei, che è un esponente di Forza Italia e molto vicino a Berlusconi, che posizione ha in questo senso? Ma io penso che loro si dovrebbero sedere a tavolino e parlarsi senza a quattro occhi, e perché ci sta queste cose. Io penso che la migliore soluzione è dialogarsi a vicenda e lavare i panni sporchi in casa. Bisogno di un ricambio all'interno di Forza Italia? Ma questo probabile, perché il presidente sta cambiando tante cose. Io penso che anche in questo caso qui, se questi continuano a fare così dispetti a vicenda, ne va male per tutto il partito, ma per tutto il partito di Forza Italia in Abruzzo.